Va avanti, ragazzi, sono delle volte il talento mette proprio sete. Vado a ubriacarmi. Luca Jurman, sì, giudice ufficiale di una nuova puntata di Provini. Andiamo subito nella mischia, via nella bolgia. È la volta di Roberto, di Roma, 29 anni, informatico. Mm-hmm. Si presenta per la categoria cantante imitatore di Ligabue e Albano. Ah, però, bravo. Due vocalità completamente, sì, diverse, quindi impegnativo. Ma forse anche insieme, no? Un trilogo, no? Roberto? Buonasera. 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 Buonasera a tutti. Allora, senti, come ha detto giustamente il giudice, sono due paste vocali completamente diverse. Sono proprio l'antitesi l'uno dell'altro, uno al sud, uno al nord, due voci praticamente totalmente differenti. Tu le fai male tutte e due? Una bene, sì, una male? Tutte e due bene? Io ho iniziato con l'imitare più che altro Ligabue fin da quando andavo a scuola, così, per stare con gli amici. Ecco. Poi piano piano è uscito anche fuori Albano. Da solo è uscito? Sì, si è presentato, è uscito così. Un giorno ha bussato alla porta. Uno spin-off. Tante volte uno se li sorprende addosso, i, sì, talenti, eh? Vabbè, ogni tanto magari... Sei lì distratto e ti, sì, parte un Albano. Esatto, ti parte un Albano e c'è da una fresca Albano. Intremezzo, è un tipo un po' borioso Albano, ecco. Sì, vagamente borioso. Mm. Senti, Roberto, io direi, da dove cominciamo? Bah, posso fare una specie di dialogo tra Ligabue e Albano e poi magari anche un pezzo di Certe Notti cantata in maniera, diciamo... Così. Stiamo dentro l'ora e mezza di performance, però, no? Va bene, dai. Mamma. Va bene, dai, mi raccomando, tieni bene il telefono perché si sente un po' una chiavica, eh? Ok? Ok, ok, perfetto. Va bene, vai. Ok. Ma innanzitutto voglio salutare tutti quanti voi di Radio DJ ed è veramente un grandissimo onore trovarmi qui tra di voi questa sera. Guarda Luciano, che ci sono anch'io, ci sono anch'io, Albano, veramente non fare come al solito che ti prendi tu tutto quanto lo spazio. Non guarda Albano, questa volta stammi veramente a sentire. Questa volta non puoi disturbarmi perché rischi veramente di rovinare la trasmissione. E non lo dica lei, veramente, guarda, questa volta sono disposto anche a cantare una canzone insieme a te. Tu lo sai che io sono una persona molto disponibile, però se mi arrabbi posso sguinzagliarti dietro i miei cani, i cani della mia vigna, che io veramente... Che paura, è completamente pazzo. Sei a casa da solo, amore. Veramente ti prego, sì, Luciano, non ci ascolta, facciamo però... questo brano, no, ma facciamo insieme. Va bene, ragazzi, se volete c'è il brano, suonare anche un pezzo di Certe Notti, non so voi... Sì! Sì, ti prego, grazie, sì! Va bene, benissimo. Va bene, parto io senza base, sarà un po' difficile, ma cercherò di intonarmi per dare un po'... Capiamo, capiamo. Sì. Povero Albano. Mm. Certe notti la macchina canta e dove ti porta lo decide lei. Vai Albano. E non ci può essere soli e certe notti qui e che se ti accontenti così, insomma, così. Bene, allora, bene, Roberto. Bisogna allora, anche fare, il coraggio. Posso fare un saluto ai miei colleghi che sicuramente stanno di là, mi stanno ascoltando, mi stanno anche, sì, prendendo. Sì, forse ti ammazzano come anche minimo, di botte quando, sì, torni di là. Salutiamoli per imbonirceli un po'. Come si chiamano? Faccio anche un saluto soprattutto, oh, sì, alla cosiddetta panterona di Morlupo, che è una ragazza imbambolata che sta davanti al monitor, che si chiama non ne Monica. Usciamo. Ed è un po' il simbolo di tutti quanti noi. Facciamo un saluto, sicuramente appoggio anch'io alla panterona. Bene, un saluto alla panterona. Però adesso non fermati! Roberto, 40 minuti sulla panterona! Ok. Ok, allora adesso... mettiti anche nei panni di Jurman, povero uomo. Sì, allora, anche perché ho preso un po' di appunti e mentalmente stavo cercando di capire... Di riordinarli. Sì, di riordinarli perché... beh, intanto si sente che c'è una preparazione... Mm. Tecnica non indifferente, perché insomma affrontare due vocalità del genere e poi in questo modo così, sì, ben distinte, sì, l'una dall'altra, sì, no? Sì. Non so se è capitato anche a te di avere l'impressione di avere forte paura, sì, sì, sì. Sì, sì, un attimo. Tremore. C'era quella conversazione, lui da solo al telefono che parlava con due voci, esatto, ho avuto molta paura. Paura e freddo anche. Sì, sì, c'è stato quell'attimo di freddo, però devo dire che insomma l'impegno c'è. Sì, c'è, si sente che uno che ha studiato molto, che ha bisogno... forse di formarsi un po' di più, quindi penso che debba comunque essere premiato per questo. Il, no? Provino quindi? Lo passa. Bravo, bravo Roberto! Grazie. E adesso grazie. Vai piano di là, perché te corcano de botte, Roberto. Sì, assicuro. Un bacione, bravo, ciao bello. Dobbiamo andare velocissimi, è il momento della Paola di Venezia, 18 anni, studentessa di ragioneria, si presenta per la categoria, molto interessante, perché sa fare una specie di elica di un elicottero con il labbro inferiore. Brava, mancava solo questa categoria. Ciao. Ciao. Ciao.
Tu sei pazza, ti sento. Sei pazza e anche la radio a tutto volume. La devi abbassare perché sennò non viene la performance, capisci? Ma io sinceramente qua è tutto spento. Adesso sono in camera da sola con la porta chiusa al silenzio. Allora vivi in una grotta, va benissimo. In va camera da sola è tutto silenzio, nessuno. Al buio. Al buio. Sì, sì. Perché sei pazza, la lucetta Paola, tu per sei pazza. L'atmosfera. Brava, brava. L'atmosfera. Brava. L'atmosfera. Allora, senti, una specie di elica di un elicottero, perché una specie di elica di... fatta con il labbro inferiore. Insomma, noi siamo sì. curiosissimi, anche Jurman non sta nella sì, pelle. No, sai... Uno gira allora, per lavoro e fa un po' di esperienze, ma trovare un labbro inferiore che fa l'elica... Una specie di elica. Una specie di elica. È difficile. È raro, è raro. È raro. È raro. È raro. È raro. Vai, amore. Amore. Vola, vola per noi, vai. Vai, elicottera. Faccio? Sì. Vai. Un attimo, che non mi dire il labbro. Sì. Mm. Ok. Ma ragazzi, ma è stupendo! È strepitoso! Lo sa fare anche Diego? Oddio, lo sa fare anche Diego. Proviamo insieme, 1, 2, 3. No, vabbè, che questa è una cosa pazzesca. Ragazzi, cioè... Luca, io, ti prego. No, sono basito. Perché siamo un po' di corsa, veramente... ma vogliamo dare assolutamente... No, è il premio. È questo, giusto cioè. Peso queste sì, cose. No, no, la no, meglio no. Fino qui? Sì, sì, rimango basito da una performance del genere. Io non, è la prima volta in vita mia che provo veramente dello stupore così... improvviso sì, per questa so anche come lei un posto fuori. Nel mondo dell'arte non so come venirne fuori sì, ma ne verrò fuori ti tiro fuori io con un braccio ti sì. Teniamo noi bene Paola bravissima. Sei un amore bravissima sì. Un bacio brava a studiare anche un po' su quei libri anziché tutto il tempo ciao Paola ciao Paola ciao. Ma l'ho passato sì o no? Ma certo, ma certo! Ma di quando l'ho passato sì o no? Ma come si fa a bocciarti amore? Oh, brava. Anche bravissima. Grazie. Prego. Grazie. Ciao, ciao, ciao.